Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video tutorial, diciamo, molto semplice, sulla costruzione di un portalampada per lampadine a LED. Questa appunto è la lampadina. 12 volt, 1,9 watt, 161 mAh, quindi un consumo irrisorio, 6500 K. Con l'attacco, diciamo, classico SV8.5, quindi abbastanza comune, ma io non avevo voglia di comprare il portalampada e l'ho fatta con materiali di riciclo. Per fare il corpo potete semplicemente usare un tappo riciclato. Potete usare, io ho usato un tappo che avevo un pezzo di plastica nera così, ma potete comunemente usare anche il tappo di una bottiglia, non cambia molto. Avrete bisogno di un pezzo di alluminio che può avere uno spessore di 0,3 mm, 0,4 mm, che potrete tagliare tranquillamente con una comunissima forbice come questa, semplicemente. Da questo pezzo otterrete due pezzettini fatti esattamente così. All'incirca le dimensioni sono di 1 cm per 3,5 cm, che poi andrete a sbavare come volete anche con la forbice stessa tutto qua intorno. Due vitine di questo tipo, più o meno mezzo centimetro di lunghezza, vitine piccole con, in questo punto qui sono semplicemente a taglio. Più avrete bisogno di una vite un po' più grande per montare il vostro portalampada da questo punto, ed eccovi il risultato finito: un portalampada dove potete montare questa lampada con l'attacco SV8.5. Avrete bisogno del vostro avvitatore con una punta da 2,5 mm. A questo punto non farete altro che collegare i vostri cavi. Il vostro avvitatore. Verificate che tutte le viti siano strette. Vi consiglio di piegare verso l'interno, in questo senso, come vedete, i contatti. Naturalmente fate questo lavoro col generatore spento. Et voilà, madame et messieurs. Les gestes sont faits, madame et messieurs. Come potete vedere, la luce è bella forte. Solo che consuma molto 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 meno di quell'altra. Pratico come sistema, perché il portalampada è già direttamente qui. Questo è isolante, i due fili che avevo montato prima vanno all'interno, li ho isolati qua dentro.